Nel video precedente abbiamo parlato di Buster Keaton, una delle figure più importanti, non solo del cinema muto, ma della settima arte in generale. Col video di oggi invece vorrei introdurvi ad un altro gigante del cinema, Charlie Chaplin. La sua infanzia potrebbe essere benissimo messa parola per parola in un libro di Charles Dickens. Chaplin nacque infatti in una famiglia estremamente povera e trascorse i primi anni della sua vita in istituti per orfani, o peggio ancora a vagabondare per le strade di Londra, insieme a centinaia di altri bambini nelle sue medesime condizioni. Così come accadde per Keaton, però, la sua fortuna arrivò col vaudeville, più precisamente con la Carno Company, una compagnia teatrale per cui lavorò in Inghilterra dal 1906 al 1913. Già in giovane età Chaplin mostrò di sapere ammaliare il pubblico e fare su il palcoscenico, e quando nel 1910 la Carno Company lo portò con sé per un tour negli Stati Uniti, Charlie era già diventato uno degli attori di punta della compagnia. Nel 1913, durante un secondo tour negli Stati Uniti, Charlie fu notato dal produttore Max Sennett, che nel novembre di quell'anno lo mise sotto contratto per la casa cinematografica Keystone. Inizia così la carriera cinematografica di Charlie Chaplin. Chaplin è stato uno dei primi artisti a imbrigliare quello che abbiamo chiamato nel video precedente il principio di molteplicità, secondo cui un qualsiasi lavoro che voglia considerarsi opera d'arte deve avere molteplici livelli di lettura. Prendiamo ad esempio uno dei primi film di Chaplin, in cui questo concetto non era ancora del tutto affiorato, ovvero il film Il Vagabondo. In questa sequenza comica in cui Chaplin tortura un povero contadino col forcone, vediamo che la comicità ha un solo livello di lettura, quello fisico. Queste scenette ci fanno ridere perché non siamo noi a subire quelle pene, ma il rovescio della medaglia è che non ci raccontano assolutamente niente. Possiamo solo presumere che il personaggio di Chaplin si comporti in questo modo perché non ha mai preso in mano un forcone. Però è solo un'ipotesi, perché non abbiamo mai altri elementi a cui aggrapparci. Questo appiattisce il personaggio, perché invece che essere qualcuno con una storia interessante da raccontare, finisce per essere un chiunque. Questo tipo di comicità non è sostenibile nel senso in cui, dopo forse 2 o 3 minuti, esaurisce il suo potere comico. Qualcuno potrebbe obiettare dicendo che un film ben studiato e messo in scena nel modo giusto potrebbe contenere anche solo scene comiche di questo tipo e risultare comunque esilarante, al che mi verrebbe da dire che sono d'accordo, perché anche io rido come un cretino per una comicità che possiamo considerare bassa. Ma la distinzione tra intrattenimento e opera d'arte è doverosa, perché da una parte abbiamo un prodotto in cui la comicità è il fine, dall'altra è il mezzo, in cui anche un semplice sketch comico ci fa capire qualcosa del personaggio, del suo modo di pensare e del mondo intorno a lui. In parole povere, non c'è niente di male nella comicità di una pallonata all'inguine. Ma l'impatto di una vera opera cinematografica sarà sempre più profondo. Non piangete per me, sono già morto. Chaplin capì molto presto questa distinzione netta e decise di portare il suo lavoro ad un livello superiore, mischiando dramma e comicità, dando ancora più profondità alle sue opere. Ma la buona riuscita di questa unione fu tutt'altro che banale. Prendiamo ad esempio il film La febbre dell'oro. Per questo film Chaplin prese spunto da una storia realmente accaduta, quella del Donner Party, un gruppo di pionieri che si trovarono bloccati per settimane nelle montagne nevate, costretti dopo giorni di stenti a ricorrere al cannibalismo. Una situazione quindi tragica e grottesca, che sarebbe più indicata per la trama di un film horror che di una commedia. Ma Chaplin credeva che dramma e commedia fossero due facce della stessa medaglia. Cos'è allora che le separa? Ecco, secondo Chaplin, tutto dipendeva da come affrontiamo le situazioni in cui ci troviamo immersi. Se io credo veramente che questa scarpa è un pezzo di tacchino, allora sto effettivamente mangiando il tacchino, con contorno di spaghetti. Come nelle opere di Keaton, è il continuo perseverare dello spirito umano che ci spinge ad andare avanti, anche nei momenti più bui. Oltretutto, questa operazione di sposare dramma e commedia fu estremamente delicata anche da un punto di vista commerciale. I film all'inizio erano per la stragrande maggioranza delle commedie, perché questo era ciò che il pubblico voleva. La gente non voleva arrivare in sala trovandosi di fronte a una storia drammatica che gli ricordasse le difficoltà della vita, voleva solo svagarsi. Ed è qui che risiede il genio di Chaplin, riuscire in questa commistione di generi senza appesantire la pellicola. Un elemento fondamentale di questa impresa fu il personaggio del vagabondo, chiamato The Tramp, in molti paesi più noto come Charlot.
Fin dalla sua primissima apparizione, Chaplin decise a impressionare la pellicola e il pubblico in modo indelebile. L'atteggiamento e il vestiario catturarono da subito l'attenzione del pubblico, che se ne innamorò, ed è anche facile capirne il perché. Il personaggio del vagabondo dà subito nell'occhio. È palesemente una persona in gravi difficoltà economiche, con un cappotto e un gilet troppo stretti e pantaloni e scarpe troppo grandi, mentre il cappello e il bastone da passeggio completano il quadro. Cerca quindi di ostentare una sorta di eleganza, che però nell'insieme viene fuori come un'eleganza decadente. Questa dicotomia, questa contraddizione incorporata fino in fondo nel personaggio non viene mai risolta. Ma la cosa che forse è più significativa è il mistero attorno alle sue origini. Non riusciamo infatti a capire se questo vagabondo sia un ricco uomo d'affari caduto in rovina o un povero uomo che cerca nella sua umiltà di darsi delle arie. È una domanda che non trova mai una risposta. È un moto continuo che dona al personaggio una profondità inesauribile, che si rinnova ad ogni visione. Il personaggio del vagabondo sembra quindi un prodotto di due mondi, che si mescolano senza però trovare un equilibrio definitivo. Ma se guardiamo bene il mondo all'epoca di Chaplin, capiamo bene perché risonò così bene col pubblico. Esistevano infatti molte persone che, come il personaggio di Chaplin, vivevano alla giornata, senza sapere se sarebbero riusciti a mangiare o trovare un posto dove dormire, che vagavano di città in città spostandosi sui treni merci. Il personaggio del vagabondo era dunque una sorta di realtà sociale, ben conosciuta dal pubblico. Ed ecco allora che affiora un altro elemento importantissimo, ovvero la costruzione di una narrativa ben precisa di questo personaggio. Con ogni nuovo film, Chaplin trovava il modo di metterlo in difficoltà, gettandolo nelle situazioni più tragiche, ma sempre con un lieto fine, riuscendo così a creare nel subconscio dello spettatore un presupposto fondamentale. Per quanto drammatica sia la situazione, il vagabondo riuscirà a cavarsela. Così facendo, Chaplin poteva immergersi nelle situazioni più disparate, creando pathos e apprensione nel pubblico, ma covando allo stesso tempo un senso di speranza che si risolve nel lieto fine. Tutto ciò donava profondità, ma allo stesso tempo un senso di leggerezza e spensieratezza ad ogni film. Non c'è ombra di dubbio che Chaplin e Keaton siano stati i due grandi artisti del cinema muto, talmente grandi che hanno creato e piegato le regole del cinema a loro piacimento, gettando le basi per il cinema del futuro. Ecco perché per capire bene chi fosse veramente Chaplin è importante metterlo al confronto col suo rivale. Vediamo innanzitutto come questi due personaggi si rapportavano con gli oggetti con cui interagivano. Keaton prediligeva confrontarsi con oggetti enormi, locomotive, case e transatlantici. Come abbiamo visto nel video precedente, il suo scopo era quello di rapportare i suoi personaggi a situazioni così schiaccianti e travolgenti da ridurli nella condizione umana più elementare, la lotta per la sopravvivenza. Da qui scaturiva l'intraprendenza e la capacità di Keaton di cavarsela in ogni situazione, ma al tempo stesso la sua inadeguatezza e i suoi fallimenti comici. Questa introspezione e ricerca del personaggio avviene anche in Chaplin, che però predilige gli oggetti a misura d'uomo. Questo perché, contrariamente ai personaggi di Keaton, che erano lasciati in balia degli elementi, Chaplin decise di imporre la sua volontà sugli oggetti stessi, plasmando il loro uso e la realtà intorno a sé, a suo piacimento. Questo diverso atteggiamento verso ciò che circonda Keaton o Chaplin viene anche espresso attraverso le motivazioni che spingono i personaggi delle loro opere. I protagonisti di Keaton sono sempre persone comuni che si ritrovano, volenti o nolenti, a dover affrontare un'avventura. Non esistono veri e propri obiettivi o scopi morali che spingono i suoi personaggi, ma il più semplice dei principi, azione e reazione. Keaton subisce una situazione che gli viene imposta e reagisce nei limiti della sua persona. Keaton non vuole vincere la guerra, vuole solo riprendersi la sua locomotiva. Al contrario, nei film di Chaplin possiamo notare una spinta verso un obiettivo ben preciso, sia esso grandioso come la ricerca del successo o della fama, o sia qualcosa di più modesto, come trovare la stabilità di una casa con qualcuno a cui volere bene. In ogni caso c'è una spinta verso qualcosa di preciso che mette in moto i suoi personaggi. Questa differenza tra Keaton e Chaplin viene enfatizzata nella loro visione del mondo femminile. Chaplin ha una visione palesemente cavalleresca, per cui spesso proprio ciò che smuove i suoi personaggi è il dover salvare una donna in difficoltà, o comunque chiunque sia in una posizione di svantaggio e fragilità, come il trovatello in The Kid. Keaton invece persevera nella sua visione di un mondo contingente, vale a dire che non vedremo mai uno dei suoi personaggi scapicollarsi per salvare una donna in pericolo solo perché donna. Keaton vuole discostarsi dalla visione ottocentesca della donna, che ha bisogno che le venga aperta la porta o che sia assistita in tutto e per tutto,
e lo possiamo vedere bene in questa sequenza in The General, in cui non prende in giro le donne, ma appunto la visione vittoriana della donna debole e indifesa, non adatta al mondo esterno. Tutti questi elementi si concretizzano nella regia, dove troviamo altre differenze fondamentali tra Keaton e Chaplin. Partendo da Keaton, possiamo definirlo un regista più tecnico, nel senso in cui quando guardiamo un suo film, abbiamo l'impressione che ogni inquadratura sia studiato nel minimo dettaglio per far sì che le sue gag riuscissero. Difficilmente quindi troveremo in un film di Keaton un primo piano su un personaggio, proprio perché con la sua regia voleva che i suoi personaggi esprimessero i loro pensieri e la propria visione del mondo tramite il modo unico di muoversi di ognuno di loro. Questo in realtà è un punto in comune con Chaplin, perché anche nei suoi film possiamo capire quali siano le intenzioni del vagabondo e il suo modo di essere anche solo analizzando i suoi movimenti. Ma dato che Chaplin voleva mischiare dramma e commedia in un modo così profondo, decise di introdurre l'uso del primo piano, dando più spazio alle emozioni veicolate attraverso l'espressività degli attori. Uno dei primi piani più famosi, non solo in un film di Chaplin, ma di tutta la storia del cinema, è quello presente alla fine del film Luci della città, in cui tutto il trascorso del film venne condensato in un unico, meraviglioso primo piano, talmente ricco di emozioni che è possibile guardarlo ancora e ancora, scoprendo ogni volta nuove sfumature. Con esempi come questo possiamo tranquillamente dire che la mancanza del suono per Chaplin non era una limitazione, ma piuttosto una sfida che lo ha portato a realizzare i suoi capolavori. Al centro della produzione di Chaplin si trova ovviamente I tempi moderni, un film che come lui è diventato un'icona a livello globale, nonostante non fosse partito nelle migliori condizioni. Il film uscì nel 1936, durante gli anni della Grande Depressione americana. Molti predissero che il film sarebbe stato un flop, perché parlava di difficoltà economica in un periodo estremamente sensibile a questo soggetto, sbattendo in faccia alla gente la realtà di tutti i giorni, proprio al cinema, luogo che per molti era l'unico momento di fuga dai problemi quotidiani. Fu anche criticato per essere un film muto negli anni del sonoro. Il suono aveva ormai invaso il cinema da molti anni. Il primo film in cui fu possibile ascoltare le voci degli attori fu Il cantante di jazz, del 1925. A parte una sequenza verso la fine in cui il protagonista canta dal vivo, possiamo considerare l'opera di Chaplin un film muto. La pellicola ha comunque una colonna sonora e varie parti di parlato, che però non sono sincronizzate con le immagini, ma sono doppiate. Questa scelta di imporre un film muto nell'epoca del sonoro fu così forte che molti ci vedono addirittura una denigrazione del parlato nel film. Se guardiamo con attenzione alle poche scene in cui i personaggi parlano, possiamo vedere come Chaplin associa sempre il parlato a qualcosa di futile, o in certi casi anche di ostile. Il proprietario della fabbrica parla ai suoi sottoposti tramite un altoparlante. Section 5, speed her up, 4-1. L'inventore propone la sua invenzione lasciando che un disco registrato parli per lui. Good morning, my friends. This record comes to you through the Sales Talk Transcription Company Incorporated. La parola diventa quasi uno strumento materiale, lo strumento del potente per comandare e del furbo per raggirare. Quando poi sarà Chaplin a parlare, le sue saranno parole inventate sul momento e senza senso, ma lo sketch comico riesce lo stesso, perché ciò che conta non è il contenuto, ma il modo in cui è espresso, sottolineando ancora una volta l'inutilità stessa della parola. Ma perché tutto questo astio verso il parlato? La risposta è quasi ovvia. Chaplin e i suoi personaggi sono muti. Sono nati nel cinema muto e sono cresciuti con esso. E per tutti questi anni hanno funzionato senza dover proferire una singola parola. È la rivincita del vecchio sul nuovo. Chaplin però coglie l'occasione per sperimentare con la colonna sonora. Nella sequenza dentro il centro commerciale, i due protagonisti si divertono a pattinare in giro per il palazzo. Chaplin si diletta con un numero acrobatico, pattinando bendato fino ad arrivare, senza accorgersene, sull'orlo di una caduta. La scena quindi sarebbe colma di tensione, ma la colonna sonora è tranquilla e spensierata. C'è quindi una contrapposizione con la realtà oggettiva delle immagini, colma di tensione, e quella soggettiva di Chaplin, che pattina spensierato. Questo è un altro esempio della profonda complessità dei film di Chaplin, in cui due cose contrapposte vengono messe insieme per creare un effetto del tutto nuovo. Possiamo ritrovare questa tecnica in molti altri grandi film di oggi. Kubrick, ad esempio, ne fece un uso frequente in diverse scene di Arancia Meccanica. C'è poi un altro elemento di cambiamento all'interno del film, e riguarda la visione dell'universo femminile di Chaplin.
perché per la prima volta nei suoi film vediamo un personaggio femminile che non è la classica donna in difficoltà che non può provvedere per se stessa. È senza dubbio un personaggio in gravi difficoltà economiche, ma già dalla prima scena in cui viene introdotto possiamo capire che riesce molto bene ad arrangiarsi con ciò che trova. Non è più la classica donzella che ha bisogno di essere salvata, ma è addirittura più energica e intraprendente di Chaplin stesso. È lei infatti che gli trova il primo lavoro stabile dopo che lui ha arrancato per tutto il film, non riuscendo a concludere nulla. C'è inoltre un altro elemento nel finale che si differenzia da molti film di Chaplin. Spesso infatti dopo mille avventure, il film si concludeva con Chaplin che camminava da solo verso l'orizzonte, in cerca di un nuovo modo per tirare avanti. Stavolta invece lo vediamo camminare, mano nella mano, con la ragazza. È comunque un'immagine malinconica, perché li vediamo camminare verso un orizzonte vuoto, ma perlomeno hanno l'un l'altro. C'è quindi, insieme alla malinconia, un elemento che possiamo chiamare di speranza, resilienza, o anche solo volontà di sopravvivere e andare avanti. Tempi moderni risulta interessante anche dal punto di vista della struttura. Possiamo dividere il film in tre parti, con la sequenza dei grandi magazzini al centro, che fa da divisorio tra la parte iniziale e quella finale del film. E ciò diventa ancora più evidente se facciamo attenzione all'assonanza tra le scene. È come se il film fosse basato su una serie di scene in rima. Ad esempio, nella prima metà è presente una sequenza di fantasia, dove Charlie e la ragazza si immaginano un futuro insieme in una casa ben curata. Questa fantasia si avvera nella seconda metà del film, ma con l'inserimento della realtà. I due infatti vivono insieme in una catapecchia nella palude. Allo stesso modo possiamo vedere il caos all'interno della fabbrica riproposto nella parte finale nel ristorante. Questa struttura in rima mette quindi in una sorta di conversazione la prima e la seconda metà del film, facendoci capire che la vita di Chaplin è come se fosse su di un tapis roulant, per cui nonostante il protagonista sia sempre in moto continuo, le asperità della vita lo raggiungeranno sempre, perché la vita è colma di momenti duri e situazioni che sembrano insormontabili. Nonostante questa premessa drammatica, noi, il pubblico, non disperiamo, perché lo stesso personaggio di Chaplin non si dispera. Volendo dare un nome a questo tipo di struttura, potremmo definirla struttura organica, nel senso in cui il significato del film viene presentato non solo tramite i personaggi e la trama, ma anche attraverso il modo stesso in cui le scene ci vengono presentate. Quasi ogni momento nei film di Chaplin ha il tipo di molteplicità che vi ho descritto come il marchio di un film che è giusto chiamare un'opera d'arte.